Ciao a tutti, miei adorati lettori, benvenuti con una nuova recensione. I libri di cui mi accingo, anzi la serie di cui mi accingo a parlarvi, è una serie distopica che ha sempre suscitato pareri contrastanti e che a me sinceramente non è dispiaciuta per niente, ed è questa. La serie Seeker di Arwen Ellis Dayton, che logicamente, che si condivide in Seeker, si divide in Seeker, Seeker 2 La Ribelle, e Seeker 3, La ragazza del destino. Questi ultimi due li ho freschi freschi di lettura, mentre questo lo lessi proprio ai tempi, quando uscì, che è uscito, adesso provo a dirvelo, non mi ricordo proprio la data esatta, ma tanto trovate tutte le info sul blog. È uscito a maggio del 2016, quindi è passato già un annetto buono da questa uscita. Questo l'ho recensito, scritto infatti sul canale, quindi essendo che appunto volevo fare la recensione video di questi due, mi sono detta piuttosto che fare tre video, ne faccio uno solo in cui vi parlo appunto di questa serie distopica che è molto intrigante. Vi leggo intanto la trama del primo libro. Essere un Seeker è un onore, una missione, un destino che la giovane Quinn Kincaid, oltre ad avere diritto per nascere, ha saputo conquistare e meritarsi. È tutta la vita che si prepara a questo momento e finalmente è arrivato. A mezzanotte alla pietra sacra Quinn pronuncerà il giuramento come molte generazioni della sua casata prima di lei. Allora sarà una Seeker e condividerà con i suoi annerati nobili i doveri che questo comporta e potrà combattere al fianco dei suoi compagni Shinobu e John, il ragazzo di cui è innamorata nonché il suo migliore amico, per rendere il mondo un posto migliore. Insieme porteranno la luce nel cuore delle tenebre e le loro imprese entreranno nella leggenda. Il futuro di Quinn è già scritto ed è semplicemente glorioso, ma subito dopo la cerimonia cambia ogni cosa, perché se un Seeker non è quello che Quinn credeva e non è nemmeno la missione, la sua famiglia, i suoi amici e il ragazzo che ama. È tutta una terribile menzogna, ormai però è troppo tardi per tornare indietro. Questo primo libro diciamo che funge anche da introduzione nell'universo di questa serie. Infatti conosciamo i tre personaggi principali, ovvero Quinn, John e Shinobu, che sì, possono sembrare un triangolo amoroso ed effettivamente nelle prime pagine lo sono, però poi diciamo che succede il fattore colpo di scena, nel senso che quando Quinn si trova a dover fare il giuramento come Seeker, scopre che in realtà la mentalità di Seeker è stata corrotta soprattutto dalle intenzioni di suo padre, Briac Kincaid, e soprattutto anche dal comportamento di un certo Dread Mediano. Chi è il Dread Mediano? Innanzitutto i Dread sono i guardiani, quelli che controllano il comportamento dei vari Seeker, e sono il vecchio Dread, il Dread Mediano e la giovane Dread. Che la giovane Dread appunto è un personaggio che avrà molto spazio, soprattutto molta importanza in tutti e tre i libri. Lei è una figura molto fondamentale per questa storia. Quindi è un personaggio veramente molto, molto tosto, molto intrigante, che anche se conserva le sue debolezze sa comunque tirare fuori i cojones, diciamo così. È stata addestrata per essere una guerriera e tecnicamente essere un Seeker dovrebbe essere una specie di paladino della giustizia, almeno così le hanno sempre detto. Invece poi dopo, insieme appunto a John e a Shinobu, si ritrova immersa in una realtà che non credeva, e diciamo che essere un Seeker non è esattamente quello che lei vuole essere. Poi succede anche diciamo un mezzo casotto anche a causa di John, che appartiene a una casata ormai in rovina, ormai decaduta, e che è al fulcro di una vendetta che coinvolge molte casate Seeker. Insomma, questo John, per dirla tutta, creerà un bel po' di casino, un bel po' di scompiglio, mettendosi anche contro Quinn, che lui effettivamente ama ed è anche, diciamo, ricambiato da lei, e Shinobu, che nonostante tutto comunque sono amici, sono cresciuti insieme perché si allenano tutti e tre fin da quando erano piccoli. Shinobu e Quinn appunto sono cugina alla lontana e sono tutti e tre personaggi con grandi sfaccettature. Se da una parte abbiamo John, che è assetato di vendetta proprio a causa della voglia, della sete appunto di questo sentimento della sua famiglia, Shinobu invece è una persona che si vede portare via il genitore in un modo orribile e si ritrova a compiere azioni che lo portano a gettarsi nella dipendenza, ovvero comincia a fumare oppio e insomma a perdersi un po' in se stesso. La cosa appunto bella di questi libri è che, nonostante magari il ritmo ci metta un po' a ingranare, riesce comunque a trasportarti nella storia e nelle ambientazioni. Le ambientazioni sono veramente molto surreali, sono molto intriganti, infatti passiamo dalla Scozia, da Hong Kong, poi ad arrivare fino a Londra,
tutte ambientazioni naturalmente distopiche, quindi sono delle Londre un po' particolari, scusate, delle città un po' particolari. Scusatemi, oggi vengo da una giornata un po' così, sono un po' fuso, ho girato 4 video, questo è il quinto, non aiuto, quindi perdonatemi se risulto un po' stanca, se sbaglio qualcosa infatti vi chiedo scusa in anticipo. E appunto Quinn e Shinobu si ritroveranno separati da John, perché appunto lui insegue il suo desiderio di vendetta per, diciamo, vendicare la sua famiglia che è stata sterminata. Dovranno cercare appunto di venire a capo del perché i Seeker hanno cominciato a comportarsi in questo modo. Quindi abbiamo proprio anche un processo di, chiamiamolo, investigazione, e vediamo innanzitutto poi un processo di innamoramento tra Quinn e Shinobu, perché comunque Shinobu è sempre stato innamorato di qui, loro sono cugini molto alla lontana, non è come Game of Thrones che incestano come se non fosse un domani, sono cugini molto alla lontana, e quindi diciamo che questi due ragazzi uniti dal loro amore, dal loro legame, dalla loro forza, uniranno appunto le loro forze per riuscire a venire a patti con questo mistero. Perché sì che hanno cominciato a eliminarsi tra loro e a eliminare anche persone innocenti invece di aiutarle? Appunto, succederà poi una battaglia finale, un bordello, un casino e tutto il resto. Vi avverto che adesso potrebbero esserci un po' di spoiler, perché appunto sto parlando di tutta la serie, quindi perdonatemi. C'era poi appunto un casino che verso la fine del libro, che poi ci porterà all'inizio di Seeker 2. Vi leggo velocissimamente la trama. Quid Kincaid è una Seeker, la sua missione è un privilegio, un onore antico che si tramanda da generazioni, o almeno questo è ciò che ha sempre creduto fin da bambina, quando suo padre le raccontava di Seeker che avevano spolestato malvagire, ricercato assassini, scacciato malfattori e compiuto azioni buone e imprese gloriose in ogni parte del mondo. Ma poi è arrivata la notte del giuramento e il mondo di Quinn è crollato per sempre. Perché essere Seeker non ha nulla a che vedere con la realtà del coraggio come lei si era immaginata. Tutta la sua vita è stata solo una terribile impostura. Suo padre si è rivelato un assassino, suo zio un bugiardo, sua madre una vittima e il ragazzo che amava è stato solo di vendetta verso la sua famiglia. Ora che ha scoperto la verità, Quinn potrebbe lasciarsi tutto alle spalle, andare altrove, essere semplicemente se stessa e finalmente vivere con una persona normale. Invece no, vuole sapere la verità, vuole capire quando tutto è cambiato, e non è la sola. Come lei, che Shinobu, suo compagno di sempre, la disperata ricerca di risposte, ora più che mai sembra l'unica persona di cui potersi fidare. Ma sono troppi segreti nascosti in un passato oscuro e spietato. Qui il ritmo, diciamo, che diventa più incalzante. Se nel primo avevamo un ritmo un po' lentino, in questo invece abbiamo proprio un ritmo un po' più incalzante, perché entriamo proprio nel vivo della ricerca della verità sul perché i Seeker siano diventati come sono diventati, perché hanno cominciato a uccidersi tra di loro. In questo libro poi devo ammettere che il personaggio di John ha una notevole evoluzione, perché passa da, diciamo, ragazzo assetato di vendetta a persona che sta cercando il suo posto, sta cercando di trovare uno scopo anche nella vita che non sia appunto soltanto il vendicarsi, e lo trova appunto nella giovane Dread, ovvero Maud, che come abbiamo detto aveva un ruolo importante nella storia. Infatti sarà lei a concludere l'addestramento da Seeker di John, perché appunto Briac stronzo non ha voluto mai addestrarlo come si conveniva. Lui infatti non ha mai pronunciato il giuramento, e sarà lei ad addestrarlo ad aprire, diciamo, una nuova prospettiva sia di vita che di lotta, ecco. E invece poi avremo anche dall'altro lato Quinn e Shinobu, che invece cercano anche loro di venire a capo del perché i Seeker abbiano cominciato a comportarsi come non si dovrebbe. In questo libro avremo anche dei flashback che riguardano appunto Catherine, la madre di John, da cui, diciamo, è partita tutta questa ricerca sul perché i Seeker hanno cominciato a fare gli stronzi invece che i paladini della giustizia. E sono molto interessanti, perché comunque abbiamo anche l'occasione di vedere come sia partito tutto questo, come sia cominciata questa ricerca, e soprattutto conosceremo appunto il personaggio che avevamo visto soltanto di sfuggita nel primo libro, e capiremo che cosa l'ha portata a diventare così assetata di vendetta, tanto da trasmettere questo desiderio anche al figlio. Qui avremo anche un'evoluzione sia anche di Quinn che di Shinobu. Shinobu devo ammettere che ogni tanto l'avrei presa a scappellotti fortissimo, perché davvero è un personaggio un po' debole per quanto riguarda soprattutto le dipendenze, perché se lui si è comunque disintossicato dall'oppio e tutto il resto, in questo libro svilupperà un'altra specie di dipendenza riguardo a un oggetto, perché mi sono appunto
dimenticata di dirvi, parlando del primo libro, che la cosa anche fondamentale di questi libri sono i vari oggetti. Ogni seeker hanno delle varie armi, dei vari oggetti che sono veramente spettacolari. Ci sono gli atame, che servono per creare delle anomalie che ti portano in vari punti, però devi essere in grado di controllarle e di non perderti in esse. Le frustospade, che sono appunto delle spade a forma delle fruste che diventano poi solide. E poi ci sono, in questo libro vedremo anche, in questo secondo capitolo, vedremo anche altri oggetti come il focalizzatore, che appunto provocherà molti problemi a Shinobu, e anche gli scudi per i disgregatori, rivedremo molti disgregatori, e che sono già apparsi nel primo libro, e poi vedremo anche altre armi, insomma non ve le elenco tutte perché sennò vi toglierei il piacere della lettura. Comunque questo libro è veramente molto più incalzante, molto più ritmato rispetto al primo. Abbiamo un'evoluzione, come ho detto, dei personaggi, soprattutto Queen è molto determinata a scoprire la verità, anche se da una parte lei vorrebbe ritirarsi con Shinobu a una vita più tranquilla, ma il suo dovere e il suo senso dell'onore le impongono di continuare a questa ricerca, a capire perché è successo tutto questo casino. I due viaggeranno a destra e a manca per cercare di capire le varie cose. Come ho detto, lo stile poi di questa attrice in questo secondo libro è già molto più ritmato rispetto al primo. Le descrizioni sono, a volte possono risultare un po' pesanti, a volte invece no. Le ambientazioni sono come sempre spettacolari, anche i personaggi devo ammettere che hanno delle notevoli evoluzioni che sono soddisfacenti. Questo libro poi si conclude anche con un cliffhanger abbastanza spruccio cervello, infatti io ringrazio che avevo già il terzo. Sicché tra la ragazza del destino, vi leggo la trama. Per tutta la vita Queen è stata soltanto una pedina nelle mani del padre, è stata addestrata per uccidere e manipolata per garantire il potere della sua famiglia. Ma anche adesso che è riuscita a scappare da quel disegno fatto di violenza e inganni, Queen si trova di nuovo in trappola, vittima a suo malgrado di una trama ordita da secoli. Un piano sinistro forgiato da generazione dopo generazione. Nulla ormai può fermare la forza del tempo e cambiare quel che è destinato a compiersi, o forse sì, perché Queen non è più disposta a essere una pedina. Lei è una seeker, la sua missione è portare luce nell'oscurità del mondo, e Queen è determinata ad andare fino in fondo, a qualunque costo, anche se la verità sembra sfuggirla dalle mani ogni giorno di più e distinguere gli amici dai nemici è sempre più difficile. Queen non può fidarsi di nessuno, solo del suo istinto per salvare se stessa e le persone che ama. Dovrà affrontare la vendetta del passato e i suoi nemici, o uno se non altro morirà provandoci. Questo epilogo è stato veramente poi entusiasmante, perché non soltanto rivedremo anche un personaggio che era apparso nei libri precedenti, di cui ho evitato di parlare per parlarvene qui, ovvero Maggie, che fa parte, diciamo, della famiglia di John, e anche lei vuole vendicarsi di tutti i Seeker che hanno sterminato la casata di Catherine e di John naturalmente, ma scopriremo anche che lei è legata a un personaggio, anzi a due personaggi molto importanti, e soprattutto conosceremo il personaggio di Dex, che personalmente io ho adorato. Il libro appunto riprende esattamente da dove si è interrotto il secondo, quindi in una situazione molto difficoltosa in cui l'ha messa a suo malgrado con le migliori intenzioni di Shinobu sta cercando di controllare delle figure che sono apparse in questo secondo libro, che sono i Watcher. Ho appunto evitato di parlarvene qua per parlarvene appunto qui, perché è qui diciamo che i Watcher hanno un ruolo anche fondamentale, un ruolo un po' più attivo, anche se qui hanno combinato un bel po' di guai. I Watcher sono dei ragazzini che sono stati assordati dal Dread Mediano come diciamo assassini, e quindi diciamo che lui cerca appunto di risvegliare tutti questi Watcher che sono diciamo addormentati per poterli controllare e poter combattere il nemico, diciamo. E quindi Shinobu diciamo che appunto si comporta in maniera diciamo protettiva, ma nel modo sbagliato, con Queen, che incontrerà appunto Dex, che è un personaggio dalle mille sfaccettature e che riserverà molte sorprese. Avremo anche da una parte sempre John e Maud, che anche loro stanno cercando non soltanto di arrivare a capo del mistero per quanto riguarda i Seeker, ma anche di compiere azioni per diciamo portare un po' di pace anche in questa guerra. Stanno cercando appunto di compiere delle azioni diciamo benevoli invece che assecondare il desiderio di vendetta della famiglia di John. E appunto anche John ha avuto un'evoluzione, devo ammettere che in questo libro si è davvero risollevato ai miei occhi. È un personaggio che davvero è quello che ha avuto più evoluzioni secondo me, perché passa da essere
un ragazzo stato di vendetta a paladino proprio della giustizia, diciamolo proprio così. Tutti hanno delle evoluzioni in questo libro, come Queen, appunto. Queen passa da ragazza un po' spaventata dall'aver scoperto che in realtà niente è quello che sembra, a ragazzina, a ragazza cazzuta che appunto cerca di fare di tutto per proteggere chi ama e per venire a capo di questo marasma. Appunto avremo il personaggio di Maggie, che sarà appunto legata a John, che la considera sua nonna, e sarà un personaggio veramente che starà tanto sulle scatole, ma va anche compreso, perché appunto lei cerca la vendetta per quelli che hanno fatto del male a Catherine e alla sua casata. In questo libro il ritmo è ancora più incalzante, devo ammettere che questo ci ha messo molto meno tempo degli altri ad ingranare, e si è concluso esattamente come speravo, una conclusione che secondo me è perfetta. Ci saranno poi combattimenti, casini, bordello, l'autrice poi ovviamente molto brava a rendere bene quelle scene, quelle atmosfere. Veramente succederà un patatrac, un bordello e tutto il resto, chiaramente ti trasmette tanto nella lettura, ti coinvolge, per poi passare a un epilogo che secondo me è perfetto per questa serie. L'epilogo è così che doveva finire, e io sono veramente veramente soddisfatta da questa serie, che era partita un po' con gni, ma che mi si è veramente risollevata. Adesso li metto in ordine. Io a tutta la saga do un bel 4 stelle, per tutta la saga, un voto unico, 4 libri al libro, quindi 4 stelle al libro, quindi 4 stelle totale per tutta questa saga, perché veramente parte un po' lenta, ma poi davvero ha una trama che riesce a coinvolgerti. Poi lo stile dell'autrice, a parte un po' di lentezza, è veramente anche molto buono, non ci sono refusi, è molto dettagliata anche. L'universo poi è davvero molto intrigante, quindi veramente ve la consiglio caldamente se amate il genere distopico. Bene, anche questo video finisce qui, spero che vi sia piaciuto, mi scuso se è un po' lungo, ma appunto volevo parlarvi di tutta la serie, quindi logicamente ci vuole il suo tempo per parlare di 3 libri in una volta sola. Vi ricordo che nel link del blog in descrizione troverete tutte le info riguardanti i libri, prezzo, trama e tutto quanto. Iscrivetevi al canale, al blog se non l'avete ancora fatto, e cliccate sulla campanella per attivare le notifiche. In descrizione troverete anche i link di Facebook, Twitter, Instagram, venite a trovarmi che mi fate tanto contenta. Vi mando un bacione immenso e ci vediamo alla prossima recensione. Ciao a tutti!